Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Calendario Posturale. Oggi lavoreremo un po' con la forza di tutto il corpo, soprattutto gambe, anche e addome, e lo faremo con l'ausilio di un bastone. Se non aveste un bastone va benissimo anche farlo con un bastone virtuale. Ecco. Il bastone ci servirà perché lo andremo a tenere nelle mani. La distanza delle mani è la stessa delle spalle. Se non avessi un bastone a portata di mano, molto semplicemente tendo le braccia in avanti e cerco di mantenerle sempre nella solita posizione. Quel che andremo a fare è la seguente cosa. Ci mettiamo in ginocchio e portiamo il bastone in avanti. Le spalle sono basse, le braccia sono belle tese. Da questa posizione mi inclinerò un po all'indietro, ovvio più mi inclino, più diventa faticosa, cerco il mio livello di fatica. Opero anche una leggera retroversione del bacino, cioè risucchio un po' la pancia in dentro, ruoto leggermente il pube verso il mento e quello che andrò a fare sarà dunque, con un po' di retroversione, abbiamo detto, inclinarmi leggermente indietro e ruotare con il busto lentamente a destra e a sinistra. Faremo 10 ripetizioni e poi lo rifaremo per 3 volte in totale. Ci posizioniamo braccia stese, spalle basse, piccola retroversione del bacino, risucchio un po' la pancia, attivo la muscolatura addominale, mi inclino leggermente e incomincio. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, torno in avanti e se mi serve sciolgo un pochino, se mi serve Massaggio anche un po' le ginocchia. Come detto, lo andremo a rifare per altre due volte. Riprendiamo quindi nuovamente il bastone, lo posizioniamo davanti a noi. Piccola retroversione del bacino. Mi sbilancio un pochino all'indietro, però rimango ben teso come se dalle ginocchia alla testa fosse un palo e incomincio a ruotare il busto a destra e a sinistra uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci e di nuovo si scioglie un po' la posizione. Chi ha bisogno può sciogliere anche un po' le ginocchia, magari scuotendo un po' le gambe e massaggiandosele. Se ho bisogno di più tempo, come sempre, posso mettere in pausa il video e ripartire appena sono tornato in forze. Lo andremo a fare un'ultima volta. Stendo bene le braccia. Opero una leggera retroversione del bacino, mi sbilancio un pochino all'indietro e incomincio: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e 10. Torno piano piano in avanti e possiamo uscire dunque dalla posizione. Se ho bisogno massaggio e scuoto un po' le gambe. Detto questo, noi ci diamo appuntamento dunque a domani per una nuova lezione.